Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Vi ricordo che per tante ricette senza glutine potete andare a visitare il mio sito internet www.laceliacadelletna.com. Oggi andremo a preparare la torta di castagne senza glutine con gocce di cioccolato. Vediamo insieme gli ingredienti. Innanzitutto, in una ciotola abbastanza capiente, andiamo a mettere 3 uova e andiamo a montare con 180 g di zucchero di canna. Adesso andiamo a versare 100 ml di olio di semi e andiamo sempre a mescolare con l'aiuto di una frusta elettrica. In una ciotola ho inserito gli ingredienti secchi, ovvero 230 g di farina di castagne, 30 g di cacao in polvere amaro e una bustina di lievito per dolci. Diamo una mescolata. E adesso andiamo a incorporare un po' per volta gli ingredienti secchi al nostro composto. Andiamo ad usare sempre le fruste elettriche. E dobbiamo andare a versare e incorporare tutti gli ingredienti secchi, un po' per volta. Adesso andiamo ad aggiungere un bicchiere di latte, circa 200 ml. Un po' per volta sempre. E adesso dobbiamo alternare le farine secche con il latte. Una volta che abbiamo amalgamato bene tutti gli ingredienti e il composto risulta privo di grumi, possiamo andare ad aggiungere 60 g di gocce di cioccolato. Mescolare bene. Adesso andiamo a foderare con della carta forno una tortiera. Io ho usato una da 24 centimetri, ma va bene pure anche una da 22. E andiamo a inserire il nostro, a versare il nostro composto nella torta. E adesso possiamo andare a infornarla in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Fate sempre prima la prova a stuzzicadenti, d'accordo? E voilà, la torta di castagne con gocce di cioccolato senza glutine è pronta per essere gustata. Buon appetito, un bacio dalla celiaca dell'Etna e mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine tutta per voi. Adesso tagliamo, vediamo com'è all'interno la nostra torta. Buon appetito!